Sapete una cosa? È proprio difficile pensare che una persona possa capire un fantasma o addirittura aver conosciuto un fantasma. Voi li avete conosciuti di fantasmi? Sì. Chi è che ha conosciuto un fantasma? Alzi il braccio. Là dietro? Anche gli adulti hanno conosciuto i fantasmi. Bene. Ma scusate, voi ci credete fantasmi? Sì. Chi è che crede ai fantasmi? Io ci credo. Io vi dico però una cosa, che io sono fra quelli che ai fantasmi non ci crede. Però qualche volta, quando ci penso, mi fanno venire il brivido. Bravo. Però scusate, ma se non ci credo ai fantasmi, i fantasmi esistono? No? Sì o no? No. Però scusate, ma se ci penso mi vengono i brividi, allora in qualche modo esistono? No? Non esiste. Ho capito. Allora, bravi, vuol dire che esistono nella mia fantasia. Bene, perfetto. Però, insomma, tutto questo per dirvi che cosa? Che giorni fa? Beh, i fantasmi, per farsi vedere, per farsi sentire, hanno bisogno di silenzio. Allora, ascoltiamo un po' il silenzio con questo orecchio. Con questo orecchio c'è qualcosa che non funziona. Con quest'altro? Senti, vuoi spegnere la radio là dietro? Non sto ascoltando la radio. Senti, se non spegni la radio non riusciamo a vedere e a sentire i fantasmi, hai capito? A me non importa niente, io sto ascoltando la radio. Te lo dite voi di spegnere la radio? Sentiamo un po'. Che bello. Beh, allora, tutto questo per dirvi che giorni fa mi è capitato di assistere ad un evento eccezionale. Mi è capitato di assistere ad uno sciopero di fantasmi. Ma no, peggio, che dico? Non era uno sciopero, era una rivolta. La rivolta dei... Affrettiamoci dunque a fare silenzio. A poco ci avviciniamo al castello. Un grande viale ci accompagna all'ingresso. Al di là del grande viale, un semplice corpo rettilineo che poggiava su quattro torrioni dall'aspetto più serioso che mai. Due delle torri sono crollate e solo una ha mantenuto intatto il suo tetto a coppa e domina dall'alto l'intero edificio. Attorno alla costruzione vi era un grande fossato, ma adesso non c'è più. Al centro vi era un grande ponte levatore, ma poi i reali del castello hanno costretto i fantasmi a costruire un ponte in pietra perché gli sembrava più sicuro. Ma poi è arrivato un grande terremoto, allora questo ponte in pietra è letteralmente crollato. Allora i fantasmi hanno costruito un nuovo ponte levatoio, ma poi è arrivato un altro terremoto e questo ponte levatoio non esiste più. Beh, sapete che cosa c'è rimasto al centro di questa struttura? Solamente una semplice rocca. Facciamo una cosa, io sull'aspetto del castello non vi racconto nient'altro, forse tanto lo vedete, no? Conviene entrare. Però, siccome si entra in un castello bisognerà pulirsi i piedi e io mi pulisco i piedi, se no di là ci sgridano. Signore e signori, cari bambini, ci troviamo nella sala delle arti, dove si possono entrare le messe a cambiare a partire dai nomi e dai bisnomi degli attuali abitanti di questo castello. Da questa parte potete ammirare lo splendido del nome dell'entrata, dove si dice, se vi trovi in fantasma,
spalle, fino alla fine della mano raggiunto di questo castello. E si accende solo di me, tra la prima scala che la ciò stia passiva. Andiamo. Ah, e mi raccomando, teniamoci per mano. Non si sa mai. Andiamo a visitare la torre del castello su. 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 Andiamo. Gli viene voglia di scioperare, gli viene voglia di non lavorare, ma adesso gliela faccio passare. Lo so, però io non mi sono presentato. Io sono il guardiano di questo castello, ma qualche volta i fantasmi mi fanno perdere la trevisonda e addirittura divento cattivo. Divento più cattivo del re della regina, pensate un po'. Trallallero, trallallà, trallallero, trallallà, trallallero, trallallà, imparintando. Hai finito di fare il furbo? Hai finito di fare il furbo? È certo che sono furbo, non lo sapevi? E noi fantasmi furbi ci siamo separati dai fantasmi sciacchi. Ma dai, per favore, non farmi credere che adesso esistono i fantasmi furbi e i fantasmi sciocchi. Ma guarda che è già difficile credere che esistono i fantasmi. Adesso basta, bisogna riordinare il castello, hai capito? Muoviti! Ma vorrei sapere perché te la prendi sempre con me e ogni tanto non te la prendi anche con gli altri. Io sono in sciopero. Sciopero? Sì, sciopero. Ma te lo faccio vedere io lo sciopero, scusa, ma torna molto in testa. Ma senti, scusa, ma gli altri fantasmi dove sono finiti, eh? Dove si sono cacciati? Dove sono scappati? Ti sono scappati da sotto il naso e non te ne sei neanche accorto. Sei diventando vecchio, bello mio. Ah sì, sto diventando vecchio? Sì, proprio vecchio. E ti faccio vedere io allora. Vuol dire che scoprirai tutto e tutti quanti. Ma dove vai? Vieni fuori. Dove vai? Vieni fuori. Siamo riusciti a liberarci di quel guardiano, però quello lì se ci trova. A me non me ne importa un fico secco. Io non ho paura. Anzi, appena lo vedo, sono stufo di lavorare come un essere umano. Sono pure sciocco, ma mica sono scemo. E io sono sotto tiro da 150 anni. E non solo non ho una straccia di pensione, ma nessuno si è mai degnato di ringraziarmi. Sarò pure sciocco, ma mica sono all'acca. E io invece che pulisco sempre i camini, da circa 50 anni ho perso la mia invisibilità, la mia... Oh mamma, e qui rischiamo di essere troppo visibili, rischiamo di essere troppo appariscenti. Beh, insomma, ma non è possibile. E poi avete visto quel guardiano? È inciampato proprio su di me, nella torre. Oh, porra mia zucca. Oh bravo, hai ragione. Piuttosto che continuare a lavorare in questo modo, preferisco diventare un pipistrello. Sarò pure sciocco, ma mica sono babbeo. No. E allora bisognerà comunque stare attenti a quel guardiano, perché quello lì, bambini, se ci trova, non ci metterà nulla ad aspirarci con un aspirapolvere.
e allora bisognerà comunque nascondersi. E già, ma dove? Oh bella, ma... Ah, ho trovato! Noi ci nasconderemo sulle travi della cucina. Andiamo. E noi? E noi dove ci nascondiamo? Oh, mi è venuta un'idea. Noi ci metteremo dentro il camino, pronto a salire su per la grande fumare e a fuggire per i denti in caso di emergenza. Saremo pure sciocchi, ma mica siamo citrulli, andiamo! Andiamo! Devo assicurare alla giustizia di tutti i responsabili. Basta, non ce la faccio proprio più. Uffa! Oh, mi fai parlare? Ma è inaudito che in questo castello non si possa più dormire in santa pace. Sapete, pensavo ci fosse un terremoto e per la fretta di scappare mi sono rotolata giù per le scale come un sacco di patate. Oh, per la mia zucca! Io invece mi sono scontrato contro quel guardiano che correva come impazzito, era proprio furioso! Oh, per la mia zucca! E poi dovete sapere che quel guardiano quando corre non tiene mai la destra e per giunta è sempre senza assicurazione! Oh, per la mia zucca! Basta con i ricatti e la servitù deve smetterla immediatamente di prendersi gioco di noi! E se il guardiano non è in grado di mantenere ordine in questo castello, lo manderò a zappar cavoli. No, mia regina, non mandiamolo a piantar cavoli, per carità. Oh, dovete sapere che se questa qui manda il guardiano a piantar cavoli, e poi farà fare a me il guardiano di questo castello. Ma io non posso, io ho le mani delicate, io non posso lavorare, mia regina, non posso lavorare le mani delicate. No, mio caro re, non sia mai. Mandate subito a chiamare il guardiano, se non volete che io mi arrabbi con voi! Oh no, mia regina, no! Mia regina? Mia regina! Se n'è andata. E adesso allora mi tocca andare a cercare il guardiano. Signor guardiano? Signor guardiano? Sì. Avete visto il guardiano? No! Oh mamma! È dentro? Ah, ho capito. E allora mi tocca andarlo a cercare adesso. Va bene, facciamo così. Io vado a cercare il guardiano. Però se voi lo vedete, mi chiamate. Ma sapete come mi chiamo? Io mi chiamo Signor Re. Allora, appena voi lo vedete, mi dovete chiamare bello forte Signor Re, capito? Mi raccomando bello forte perché sono un po' sordo. Facciamo una prova? Al mio tre mi chiamate signore. Uno, due, tre. Signore! Non andiamo mica tanto bene, eh? Un po' più forte. Uno, due, tre. Perfetto. Io vado, eh. Però mi raccomando, se lo vedete chiamatemi subito bella forte, capito? Oh, signor guardiano, signor guardiano, ma insomma, ma dove siete finito? È possibile che non ci si trovi? Ma signor re, ma dove siete finito? Ma avete visto il re? Dov'è? È sotto! Ma non c'è nessuno qui sotto! Ma era arrivato prima! E ma adesso dove è andato? Era ma sotto, ma non c'è nessuno qui sotto! Ho capito! Vabbè, scusate, eh! Scusate, ma perché non mi avete chiamato subito? E allora mi avete chiamato troppo piano, io sono un po' sordo, capito? Mi abbiamo chiamato forte! Vabbè, ho capito, allora facciamo una cosa. L'abbiamo quasi pure stordito. Ah, oh, oh,
Oh mamma, allora sono proprio sotto sul serio. Sentite, facciamo una cosa. Va bene, facciamo una cosa, visto che è andato via, io vado a cercarlo di nuovo, però se voi lo vedete mi chiamate subito e più forte, capito? Io vado, signor guardiano, ma insomma, ma dove siete finito? Ma signorina, è possibile che non ci sia? Mamma mia, mi avete spaventato, signore! Ma insomma, ma li hai trovati questi fantasmi? Chi? I fantasmi? Ebbene, no, no, non li ho ancora trovati, però vi giuro che se li trovo li stiro col farro vapore. Oh, bene, 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 bene. Male, malissimo, ma insomma, ma non è possibile che un chiappo fantasmi come te ci lascerà girare da quattro porte alle lenzuola sgangherati e malridotti. Vai, prendili, trovali, scovali, trattali male, senza pietà. Ebbene, ci provo, signore. Vai, muoviti, fannullone. Va bene, andiamo. Andiamo insieme, muoviti. Fermi tutti, a me gli occhi! Ma insomma, ma si può sapere chi è questo scamorzo adesso? Scamorza me? Ma ti sei guardato qualche volta allo specchio, Mister Universo? E certo che mi guardo allo specchio! Sono qua per difendere i diritti di quei poveretti che voi sfruttate vergognosamente! Ma chi ti crede di essere il sindacato dei fantasmi, scusa, Hai capito bene, molto bene! Ma senti, ma non vedi che sei vecchia, scusa, neanche di diritti di riesci a vedere? Accorgerai, sacco di lardo! A me sacco di maestro! Onda su onda, testa quadra e palla rotonda, quel brutto muso deve perdere la trebisonda! Ma insomma, ma che cosa stai bofocchiando, Lady Papaciona? Pazienza! No, ma che si tratta l'ola? Ci avrò mica le pulci! Aiuto! Ma scusate, mi scappo da pipì! Ma insomma, ma si può sapere chi è che fa tutto questo baccano? Adesso c'è anche per te e per la tua famiglia! Aiuto! È una strega! Oh mamma, aiuto, aiuto, aiuto! Oh, oh, oh. Pentirvi dovrete, e se ciò non avverrà, per sacripante, prima o poi schiatterete tutte quante! Attenzione, attenzione! Sta per arrivare il proclamone. L'effetto della terribile magia si estese anche alle guardie che presidiavano il castello e caddero in un sonno profondo. E fu così che nel posto calò un insolito silenzio, carico di mistero, rotto in alcuni momenti solo dalle grida del guardiano che imprecava contro lo sciopero indetto dai fantasmi e contro la strega sindacalista. Intanto il re e la regina furono trasformati in anche e cominciarono a capire i propri errori. Da ricchi e potenti divennero delle impotenti papere, padrone solo delle loro pugne, e per darsi una scrollata e per accumulare qualche soldo decisero di partecipare al primo festival bestiale della canzone per animali. Ed ecco a voi, care bambine e bambine, mamma e papà, nonni e nonni, Locarello Caregina in una canzone straordinaria. Facciamogli un lunghissimo applauso, Locarello Caregina! Sei nata, poverina, che cosa ci vuoi fare?
non si dicono queste cose, ci sono i bambini, hai capito? Scusatemi. Non si dicono queste parole. Se tu da chiappa mosche. Ma che chiappa mosche? Ma chiappa zanzare. Ma che zanzare? Chiappa moscerini. Ma non ci sono i moscerini ancora. E cocco, hai sentito che te l'hanno detto? Chiappa? Ah, chiappa fantasmi. Beh, passiamo alla seconda notizia. Avete visto il festival di Sanremo? No! Ma che c'entra Sanremo, scusa? Scusa, due settimane fa c'è stato il festival di Sanremo. Ma no, ma Sanremo non c'entra con noi. Ah no? No. Allora, scritto delle festival. Vabbè, allora adesso ve lo dico io, aprite bene le orecchie. Abbiamo bene le orecchie. Il festival si chiama Festival Bestiale, punto e basta, chiaro? Il Festival Bestiale, punto e basta, chiaro? Scusa? Sì? Scusa, allora, il festival non si chiama Festival Bestiale, punto e basta, chiaro? Non si chiama più Festival Bestiale, punto e basta. Il punto e basta chiaro era per dire basta, smettila, ok? Allora, il festival si chiama, apri bene le orecchie, Festival Bestiale, punto. Il Festival Bestiale, punto. Sì, vabbè, ma non ci voglio più far andare avanti oggi. Il Festival Bestiale, punto, non ci vuoi far più andare avanti oggi? No, vabbè, dai, andiamo avanti. È stato vinto. Da chi? Da papaveri e papere che hanno cantato Locarello Carnevale. Ma papaveri e papere, scusa. Ma no. Guarda, ma hai confuso il nome della canzone con il nome dei vincitori. Ah no? Certo. Allora. Guarda che qua le mamme, alcune mamme se la ricordano la canzone. Allora, la canzone Papaveri e papere cantata da Locarello Carnevale. Facciamo un bellissimo applauso, Locarello Carnevale. Grazie, 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 non ci aspettavamo una tale accoglienza, siamo proprio commossi. Ma vi posso chiedere una cosa? Sì. Come vi chiamate Ocare o Caregina? Beh, diciamo che, dunque, noi siamo le ali del castello dove c'è stata la rivolta dei fantasmi, hai capito? Ma, Bimbi, questo è uno scoop. Ma che scoop? Si dice scoop? No, allora, in inglese sono ferratissimo. È scritto S-C-O-O-P, si legge scoop. Ma no, ma si legge scoop. Scoop? Hai sentito? Te lo dicono anche i bambini, scusa. Scoop. Ma che giornalista sei? Beh, non sono solo io come giornalista, Sei un po' ignorante, scusa. Quelli che dicono Borgaro. Lasciamo stare. Scusate, Ocareo Caregina, ma come mai siete conciate in questo modo? Ebbene, diciamo che la colpa è della strega che ci ha trasformati, perché noi in realtà, beh, dobbiamo dire la verità, non abbiamo trattato molto bene i nostri fantasmi. Ai. E loro si sono rivolti alla strega per farsi difendere, e la strega ci ha trasformati, però noi adesso siamo stufi di essere delle oche di trulle, vogliamo tornare normale come prima, e tu glielo devi dire per favore, che sì, noi siamo pentiti, tu glielo dici. Sì, io glielo dico pure, però... tornare come prima, magari Bimbi, li facciamo andare un po' più alla moda, magari una Maserati, una bella PlayStation, che poi che cos'è la PlayStation? Che cos'è? È un gioco. È un gioco? Sì. Vedi che sono informati, e magari non tornare delle oche citrulle. Noi siamo stufi di essere delle oche citrulle, e anch'io sono stufo, io non ce la faccio più, me ne vado, mi lascio da soli, e me ne vado anch'io, uffa. Poveri fantasmi, speriamo che non caschino di nuovo nelle mani di quel guardiano. Finirebbero annodati alle loro lenzuola. Ma insomma, ma non è possibile che tu dai sempre la colpa agli altri. Ma non ti sai fare un esame di coscienza ogni tanto? E ma certo io me lo faccio, ma cosa succede adesso? Ma c'è qualcuno che si lamenta nel camino? E certo, sono i nostri fantasmi, andiamo ad aiutarli. E ma perché dobbiamo aiutarli, scusa? Oh, uffa, se proprio ci trulla, andiamo, muoviti! Arriviamo, fanciulli! Fanciulli? Li hai chiamati fanciulli? E ma come devo chiamarli allora, scusa, Ma sono dei fantasmi, hai sentito? Lo sanno anche loro. Ma allora perché dobbiamo aiutarli? Non ho capito. Oh, ma se proprio ci trulla, andiamo, se non li aiutiamo, restiamo oggi, ci trulla per sempre. Ma non andiamo, arriviamo! Ma insomma,
Ma dove siete finiti? Siamo qui, siamo rimasti incastrati tra la calda fumaria e la bocca del camino. Oh, ma e possiamo fare qualcosa per voi? Non so, diteci, siamo qui a disposizione. Mettete la musichetta, la vostra canzoncina del festival. Ci possiamo andare a ballare? E non si sa mai, tra uno scossone e l'altro riusciremo a liberarci. Ma qui non ce l'ho la musica adesso, vabbè ci provo. Lo sai chi? Mamma mia, mi sono stanata. Ma ci vedi che botta. Per un po' mi filavo il mio piede. E io se vede che mi brucia. Sono finito sui carboni ardenti. Che mal di schiena. Sento un salsicciotto uno spiedo. Conviene uscire di qua, altrimenti finiamo tutti arrosto. Oh, e cari fantasmi, è vero, noi siamo stati un po' stupidi, però per favore voi ditelo alla strega che noi siamo pentiti, vi promettiamo che noi avremo più rispetto per il vostro lavoro e anche il guardiano deve avere più rispetto per il vostro lavoro. Va bene. Per favore glielo dite alla strega che siamo pentiti, così ci fa ritornare normale. Sì, ma io voglio una vera promessa. Va bene, vi do la mia promessa di oca. Cosa? E voglio dire di oca leggina. Cosa? Voglio dire di leggina, mamma mia, ma siete puntigliosi. Oh, adesso va bene. Bimbi, ci siete ancora? Sì. Ho bisogno del vostro aiuto. Adesso dobbiamo chiamare la mia amica strega sindacalista. Al mio tre dobbiamo dire tutti quanti insieme signora strega, va bene? Allora, uno, due, tre, signora strega! Per far ritornare le oche reali. Sole, stelle, luna, chi lo merita deve avere fortuna. Ebbene perciò, qui all'istante, tornino reali le oche tutte quante. Ma qui non è successo nulla. Bimbi, ho bisogno del vostro aiuto. Prima dirò la formula magica io e poi voi la ripeterete. Allora, sole, stelle, luna. Sole, stelle, luna. Chi lo merita? Chi lo merita? Deve avere fortuna. Deve avere fortuna. E bene perciò. Qui all'istante. Tornino reali. Le oche tutte quante! Oh, grazie! Oh, finalmente non ce la facciamo più ad essere un'oca citrulla! Oh, grazie! Abbiamo imparato la lezione! Da questo momento inizia per tutti una nuova vita! E allora non ci resta che festeggiare! Musica maestra!
grazie. Grazie. Allora, salvo. Giuseppe.